Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana ai TV City. 544 contagi da Covid-19 riscontrati ieri in Regione Campania. Scopriamo, dati alla mano, perché questi numeri, seppur alti, non devono scatenare paure e allarmismo. E sempre sulla situazione dei contagi in Campania abbiamo ascoltato opinioni e paure dei cittadini di Torre del Greco. Passiamo ora alla politica con la riconferma ufficiale del sindaco di Ercolano Ciro Bonaiuto con una maggioranza alle urne. Andiamo alla cronaca, 12.000 prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza, fra cui moltissimi lotti di mascherine non a norma e pronte per essere introdotte nel commercio. Veniamo ora alla scuola con una tappa all'Istituto Nautico di Torre del Greco. I ragazzi, studenti dell'istituto, ci hanno spiegato come stanno convivendo con le norme anticontagio. Finiamo ora con la Turris, che ieri ha conquistato la seconda vittoria in campionato con un gol spettacolare di Franco. Questo e molto altro nei nostri servizi. L'aumento dei contagi in Campania spaventa, ma bisogna guardare i dati. Ieri l'ultimo bollettino dell'unità di crisi segnava il preoccupante numero di 544 contagi giornalieri, una soglia mai sfiorata nemmeno nei giorni più drammatici del lockdown. La maggior parte di questi nuovi positivi, oltre 400, sono stati riscontrati in provincia di Napoli, ma non mancano focolai anche nel Salernitano. Al di là dei numeri, però, bisogna analizzare altri fattori. Gli attualmente positivi in Campania sono 8.343, di cui solo 520 pazienti ricoverati con sintomi e 52 in terapia intensiva. Una percentuale minima che mostrerebbe una minore pericolosità rispetto ai mesi scorsi. Una situazione confermata anche dal numero relativamente basso dei decessi, sia a livello nazionale che regionale. Eppure i contagi sembrano esponenzialmente superiori a quelli di marzo. Tuttavia è ugualmente superiore anche il numero dei tamponi effettuati. Se durante il lockdown i controlli erano fra i 500 e i 1500 al giorno, attualmente il numero oscilla fra i 5 e gli 8000. È naturale che, in proporzione, anche i positivi trovati siano centinaia e non decine. Lo stesso rapporto fra numeri di positivi e tamponi effettuati è calato drasticamente rispetto ai controlli dei mesi passati. Tale proporzione è minore del 95% rispetto ai dati raccolti a inizio marzo. Anche le strutture sanitarie non manifestano difficoltà gravi come nei primi mesi della pandemia. Nell'ultimo incontro di ieri fra governatore ed ASL del territorio è emersa la piena funzionalità delle strutture sanitarie e la piena disponibilità di posti letto utili. Sono emerse tuttavia criticità riguardo alla procedura dei tamponi. Sono state quindi autorizzate le strutture private a somministrare i test, con l'obbligo però di riportare subito i risultati alla Regione e agli organi predisposti. Dal Covid Center di Boscotrecase ci comunicano che c'è poca pressione sulla terapia intensiva, con un paio di pazienti ricoverati, mentre la subintensiva, per pazienti con sintomi non gravi, è quasi satura. Per evitare fughe di notizie o informazioni incomplete che potrebbero generare allarmismi, il Presidente De Luca ha regolato le comunicazioni fra sanità e stampa con un provvedimento discusso e contestato. Gli organi sanitari, prima di rilasciare informazioni sull'emergenza, devono prima confrontarsi con l'unità di crisi. Nuovo boom di contagi nella regione Campania. Nella giornata di ieri sono stati registrati ben 544 nuovi positivi su 7.504 tamponi. Dati che rievocano le lunghe settimane di lockdown, facendo crescere l'attenzione sulle strutture ospedaliere regionali. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico di Torre del Greco per raccogliere i commenti dei cittadini. Sono preoccupato, sì, paura, magari no, però preoccupato senz'altro sì. Crede che gli ospedali possano assorbire una seconda ondata con la richiesta di nuovi posti letto e di terapie intensive? Non lo so esattamente, però temo di no. La Regione Campania, maglia nera per contagi a livello nazionale, più di 500 i nuovi casi registrati in Campania.
della stragrande maggioranza nella provincia di Napoli. Ha paura? Io non ho paura di vivere, perché la vita è la cosa più bella che ha creato il Signore. Siamo gli esseri umani che ne siamo malmessi, perché se tu vai vicino a qualche cittadino, perché non porti la mascherina, ti danno subito la risposta alla seggia, fatti i fatti tuoi. Però se ognuno si rendesse conto, si prendesse la responsabilità del saper vivere, del buon vivere, tutto questo non succederebbe. Cerchiamo di essere tutti quanti coerenti, combatti, educati, se ci fosse questo. E allora la vita continuerebbe in un modo bellissimo. Crede che gli ospedali in un'eventuale seconda ondata possano assorbire l'elevata richiesta di posti letto e di terapia intensiva? Nella prima ondata abbiamo avuto tanti medici, tanti operatori che sono morti per fare il proprio dovere, ma chi dovrebbe fare tante di quelle persone che dovrebbero fare il loro dovere non lo fanno. Per qual è il motivo? Questi discorsi degli ospedali si dovevano fare prima, non si devono fare quando succede qualche cosa, si deve pensare prima. Un pochettino sì, però diciamo che visto la prima ondata dei mesi passati, comunque abbiamo con le giuste precauzioni comunque si sono abbassati comunque i numeri dei contagiati, quindi penso che con il buon senso delle persone, soprattutto con il buon senso, si possa ritornare diciamo di nuovo a quella normalità, a quella tranquillità come prima dell'estate. Teme che gli ospedali possano soffrire un'eventuale seconda ondata? Sì, perché comunque la sanità qui, soprattutto in Campania, non è delle migliori, anche perché comunque le sovvenzioni sono poche, sono veramente molto poche. Io credo che si stia dando un po' la caccia agli asintomatici, sinceramente. Credo che il virus l'abbiamo preso quasi tutti, e quindi no, questa cosa non mi spaventa, le dico la verità. Per quanto si possa dire, abbiamo i migliori medici, anche il caso del Cotugno è il migliore in tutta Italia, quindi la cosa non mi preoccupa. Sto imparando a convivere con la situazione. E lei crede che gli ospedali siano all'altezza di assorbire un'eventuale seconda ondata? Certo, purtroppo o lo devono fare o ne sono in grado, ma non c'è altra soluzione. Dato che il Covid è una malattia imprevedibile, non si può sapere come andremo a finire. Certamente un po' di preoccupazione c'è, ce l'abbiamo un po' tutti, perché se i contagi aumentano c'è il rischio che le restrizioni siano sempre più gravi, insomma. E quindi sì, un po' sì, c'è un po' di timore. Speriamo che le cose vadano meglio invece, che la gente capisca che deve fare più attenzione, più prevenzione, e che quindi si risolva al più presto questa situazione. Viene proclamato la carica di sindaco, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il candidato Ciro Bonaiuto, che ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè 22.529 voti validi. Ciro Buonaiuto inizia ufficialmente il suo secondo mandato da sindaco della città di Ercolano. Questa mattina alla cerimonia di proclamazione nell'aula consiliare, chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza, è trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del primo cittadino. Per me, potete immaginare, è un grandissimo onore e anche una grandissima emozione indossare questa fascia per il prossimo quinquennio. Credo che sia un grandissimo privilegio rappresentare la nostra città, bellissima ma così difficile, per ulteriori 5 anni. Oggi è una giornata di festa che avremmo voluto tutti quanti condividere con i cittadini che ci sono stati accanto in questa campagna elettorale, ma anche con coloro che non ci sono stati accanto, perché da questo momento io sarò il sindaco di tutta la città. E i consiglieri comunali che saranno proclamati a breve, che sono qui presenti, sono certo che saranno rappresentanti di tutta la città. Purtroppo però, come sapete, stiamo vivendo un momento delicato, i contagi in Campania aumentano, anche in questa città stiamo vivendo un momento delicato, abbiamo i contagi in aumento, ma la situazione per fortuna è sotto controllo. E quindi purtroppo ci dobbiamo limitare con un abbraccio virtuale.
Dobbiamo ripartire da turismo, cultura e legalità per creare un futuro di sviluppo per la città di Ercolano. Le parole di Buonaiuto dopo la proclamazione. Turismo, cultura e legalità per creare un futuro di sviluppo per la nostra città. I nostri cittadini hanno dimostrato di poterci riuscire e noi, tutti quanti insieme, sono certo, non consentiremo né al coronavirus né a nessun altro elemento esterno di interrompere il nostro percorso. Grazie a tutti, grazie a tutti quanti voi, grazie Presidente e grazie a tutti i cittadini che mi hanno eletto. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 12.400 articoli contraffatti e denunciato per contraffazione e ricettazione due soggetti, un 48enne e una 55enne, entrambi napoletani. In particolare, nel corso di un primo intervento, i Baschi Verdi hanno individuato nel quartiere Miano uno stand nel centro commerciale La Birreria, all'interno del quale erano esposti più di 2.200 articoli con marchi contraffatti. Tra i prodotti rinvenuti, numerosi accessori per bambini, tutti con loghi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati. Sono state inoltre sottoposte a sequestro mascherine facciali, destinate ai più piccoli, anche esse non a norma dal punto di vista sanitario e con loghi di noti marchi contraffatti. In una seconda operazione, gli stessi finanzieri, dopo aver notato una donna che, con fare sospetto, era uscita da un magazzino del centro storico, hanno proceduto ad un più accurato controllo, dal quale è emerso che la stessa trasportava borse con marchi contraffatti. La successiva perquisizione del locale è risultato nella sua disponibilità e dal quale poco prima aveva ritirato la donna i sacchi, ha poi permesso di scoprire un vero e proprio opificio abusivo, destinato alla produzione, lavorazione e al confezionamento di articoli contraffatti. Al suo interno sequestrati oltre 200 metri quadri di pellami contraffatti, tessuti, borchie, zip, moschettoni, etichette, nonché centinaia di borse e borselli pronti per essere messi in vendita. Continua il nostro viaggio nelle scuole con l'Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco. Un ritorno fra i banchi difficile anche per gli studenti della storica scuola torrese. I ragazzi hanno raccontato alle nostre telecamere il loro rapporto con le nuove regole anticontagio. Com'è andato questo ritorno a scuola atipico? Il rientro in classe è stato sicuramente emozionante, ci tengo a ringraziare la dirigente scolastica Lucia Cimmino e tutto il corpo docente che hanno lavorato duramente al fine di garantire un rientro in classe in piena sicurezza, adottando tutte le misure di prevenzione come ad esempio la misurazione della temperatura, il distanziamento e ingressi e uscite scaglionate. Le lezioni si stanno svolgendo 3 giorni in presenza e 3 giorni a casa e ci alterniamo con il biennio che viene i 3 giorni che noi restiamo a casa e la nostra classe è una classe molto numerosa di 24 persone, quindi è stata suddivisa in 2 classi di 12 persone e abbiamo lo stesso orario però con professori differenti. Vi crea problemi questo ingresso scaglionato? È una scuola dove molti studenti sono pendolari, quindi sono soggetti a prendere treno e altri mezzi pubblici per venire a scuola, quindi sicuramente molto rischioso, per cui stare a contatto con molte persone e indossare la mascherina è fondamentale. Io penso che appunto la scuola ha risposto molto bene alle nostre esigenze, appunto dell'entrata scaglionata, per appunto salvaguardare la nostra salute e quindi si è disposta di 2 entrate e appunto dei distacchi orari appunto di 5-10 minuti. È difficile per te e per i tuoi compagni seguire le nuove regole? Non è difficile perché ognuno tiene la salvaguardia della propria salute e soprattutto tiene ai propri familiari. Quindi penso che non sia difficile mantenere queste piccole regole. La professoressa Anna Auricchio, responsabile di sede, ha parlato dell'impegno dell'istituto nel rispettare e far rispettare a ragazzi e famiglie la nuova normativa. Come si è adattato l'istituto alle misure anti-Covid? L'istituto ha lavorato, grazie alla dirigente, ai docenti e ai collaboratori, per tutta l'estate per poter organizzare logisticamente l'accoglienza dei ragazzi. La segnaletica è stata fondamentale, il distanziamento dei banchi nelle aule rispettando le norme vigenti e poi naturalmente abbiamo attuato
un piano di accoglienza e di attività didattica, di organizzazione didattica adeguata. C'è da dire innanzitutto che rispettando le problematiche, tenendo conto delle problematiche legate ai trasporti, ci sono ingressi scaglionati per il biennio e per il triennio. Quindi il biennio entra alle 8, il triennio alle 8:55. Questo naturalmente alleggerisce anche i trasporti stessi. Come si stanno comportando i ragazzi nel rispetto delle norme? I ragazzi stanno collaborando egregiamente a tutte le norme stabilite e c'è da dire che sono pienamente consapevoli di appartenere a un istituto in cui la disciplina è fondamentale e tenendo conto di questo è anche grazie all'aiuto delle famiglie che hanno sicuramente preparato i loro figli all'ingresso a scuola. Sono pienamente disponibili a seguire tutte le regole che stiamo impartendo già dal primo giorno. Il primo giorno, proprio nell'accoglienza, è stato fatto un lavoro molto capillare nel consegnare a loro e alle famiglie delle brochure che fossero indicative di tutte le procedure da seguire in questa situazione. È Daniele Franco, l'uomo copertina di questo inizio di campionato per la Turris. Il centrocampista corallino è l'assoluto protagonista della vittoria ottenuta contro la Viterbese nel turno infrasettimanale che proietta la compagine torrese nelle zone altissime della classifica. La Turris è ora seconda in classifica con i 6 punti ottenuti nelle 2 gare disputate, dietro solo al Bari che però ha disputato una partita in più. Gli uomini di Fabiano partono bene nel match contro i laziali e trovano il vantaggio a metà primo tempo con un tiro da fuori di Franco che prima sbatte sulla traversa e poi rimbalza sul terreno. L'arbitro da prima non concede il gol, poi su segnalazione dell'assistente, indubbiamente meglio piazzato, convalida la rete tra le proteste degli ospiti. Ma nel giro di un minuto la Viterbese pareggia con un perentorio colpo di testa di Baschirotto. La ripresa si apre col botto, pallone vagante sulla tre quarti, tiro al volo di sinistro e palla sotto l'incrocio per Franco che sigla un aero gol da Cineteca mandando in visibilio i pochi presenti allo stadio e tutti i tifosi che hanno assistito al match davanti agli schermi. Il secondo tempo è un monologo corallino, con diverse occasioni sciupate dai padroni di casa fino all'espulsione dello stesso Baschirotto che lascia in 10 laziali fino al triplice fischio finale. Domenica match serale contro il Bisceglie per provare a continuare il trend positivo. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni redazione @tvcity.it o il numero di telefono 340 65 61 484. A domani per nuovi servizi.